presidente della commissione Casini aveva inviato una lettera al governatore Visco per chiedergli la messa a disposizione di tutta la documentazione in possesso della Banca d'Italia inerente i compiti previsti per legge per la commissione parlamentare d'inchiesta. Il governatore, con molta determinazione e senso dello Stato, è venuto ad illustrare al Presidente e ai Vicepresidenti la banca dati e le modalità di fruizione della stessa che la Banca d'Italia metterà a disposizione una volta ultimati alcune verifiche di riservatezza. Lei considera rituale questo modo in cui è venuto il governatore? Cioè, voi eravate, era previsto? Di molto rispetto per il Parlamento. Si è parlato di una data per la possibile audizione di Visco? Ma intanto noi abbiamo individuato un'audizione del responsabile della vigilanza di Banca d'Italia, Barbagallo. E quindi sarà certamente dopo. Dopo anche il 31 ottobre? Sinceramente dopo l'audizione della vigilanza. Sarà quella della vigilanza? Come? Quella della vigilanza? Guardi, non me lo chieda perché ho la testa un po' confusa, ma penso probabilmente potrebbe essere già la prossima settimana. Possiamo dire che se vi è stata messa a disposizione questa banca dati, comunque imponente, immagino ci vorranno settimane prima di esaminarle, quindi è probabile che l'audizione slitti a dopo il 31 ottobre, che è la data. Ma guardi che la banca dati e la documentazione è più inerente al ruolo di Barbagallo, cioè della vigilanza, piuttosto che quello del governatore. Comunque vi ha confermato la sua disponibilità a essere audito? Assolutamente, e devo dire abbiamo molto apprezzato la sensibilità istituzionale del governatore. 5 Stelle chiedono che Visco sia chiamato come testimone, non come semplice audizione con le modalità che ne conseguono. È un'ipotesi sul campo? Ognuno questa. No, veramente non l'ho sentita questa. In sede di commissione non l'ho sentita. Prego. Si è fatto cenno anche alle polemiche di queste ore, come ha trovato Visco su questo? Assolutamente no, e se comunque si fosse fatto stato cenno non ve lo direi. È sorpreso dell'intervento di Veltroni oggi su questa vicenda parlamentare di ieri? Non sono sorpreso, devo dire che tutte le persone di destra, di centro e di sinistra che hanno a cuore le istituzioni e che hanno a cuore in particolare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia non potevano che rispondere in quella maniera.